Ciao a tutti belli e brutti del vostro Cristiano Ares. Eccoci tornati all'interno del coso là, quell'animale, porco cane, la balena. Balena. Minchia, mi veniva balena, boh, non so per quale motivo. Andiamo sul sesto di 10. Veloce, veloce dal cassello orecchie in modo tale da arrivare, spero, ai 100. Prima di selezionare questo qua. Sono ritornati simpatici Zoro come piacciono a me perché molti di quelli che avevo tra gli amici mi hanno super evoluti perché c'è la possibilità in questo evento di super evolverli. È solo che io non l'ho super evoluto perché onestamente questa versione di Zoro la vorrei tenere così. Poi se nel Sugo Fest quando utilizzerò le gemme ne troverò un'altra coppia, farò la super evoluzione. O quell'altro, perché non voglio utilizzare uno maxato per una coppia che onestamente non è che mi garba tantissimo. Anche se mi dicono che è molto più forte, però non mi piace. Perfetto, si va avanti. Perfetto, siamo già al boss. Ancora vivi. Perfetto. Ah, già finito. Così perché sovrappensiero. L'ho scassato di legnate. Eccoci qui alla settima parte, quindi ancora di stamina ne ho abbastanza. Perfetto, andiamo a testa bassa, veloci veloci. Tanto questi qua sono molto facili da fare. Poi avevo detto che facevo la registrazione del ride di Boa Hancock. Il problema è che ci ho già provato stamattina a farla, ma ho riempito di legnate a destra e manca e ho perso clamorosamente, quindi non lo farò. Non ho i personaggi che mi possono servire per scassarla di legnate. Lo farò un altro. La prossima volta che uscirà, tanto preferisco fare questo qua in modo tale che raccumulo gemme e cercare di magari trovarla facendo il Sugo Fest, o magari trovare un personaggio talmente forte che mi permette di sculacciarla per benino. Ovviamente non in questo periodo perché la vedo improbabile perché dovrei maxarlo e quindi non riuscirei a fare in tempo perché già domani non c'è più il ride perché dura un giorno solo. Però almeno spero di trovare dei personaggi buoni per fare magari Colosseo, quello lì, l'ultima generazione del Colosseo, come si chiama? L'ultima sia che ci sono tre parti del Colosseo, uno facile, uno Uno medio. medio, uno difficile. Ecco, si chiama quello difficile, il crisi, no, il Caos. caos, perché c'è un nome specifico. Ci tenevo,
visto a livello culturale che ho a dire le cose come stanno, per far vedere che non sono un pirla qualsiasi, anche se sembro così. Bene, allora cominciamo a prendere a schiaffi anche questo qui. Tanto è inutile che ci provi, ma non ci riesci, provolone che non sei altro. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Perfetto, fatto. Perfetto, siamo all'ottavo e noto che mi danno una gemma all'ottavo, quindi arriviamo a 70, che bello. Perfetto, dai, si parte. Vediamo chi è che vuole prendere le mazzate. Proprio andata liscio come l'olio. Andiamo qua. Perfetto, questo 5 di 7. Benone. No, non sono riuscito a battere. Fermi gialli, tutto gialli non è, ah, non è uno. Ok, siamo al boss. Ancora sti due, che palle, oh. Sono clienti affezionati sulle mazzate che prendono. Vuole. Perfetto. Okay. Bene, fatto anche questo, ho recuperato un'altra gemma che ci può servire, quindi siamo a 70. Vediamo. Quindi velocizzare il più possibile. Perfetto, 70. E vediamo di portare a termine anche questo stage. Vediamo un po' se riusciamo a trovarne altre 5. Ed arrivare a 75. Me ne mancherebbero 25 per raggiungere il mio obiettivo. Dai, partiamo subito col nono. Benone. Allora, praticamente si parte, siamo scesi dall'imbarcazione, praticamente siamo tornati sulla terraferma. Già i primi due gli abbiamo fatto vedere chi è che comanda. Pinguino giallo, cioè mi serviva precedentemente perché dovevo evolvere Garp. Si chiama Garp, ho pronunciato pure bene, attenzione lì. Perché bisogna dirlo nell'indialetto afroamericano, quindi ci vuole pratica. Io ho anni e anni di. Che è successo? Boh, siamo preso iniziative, mi hanno preso a schiaffi. Ah, è partito da solo il personaggio, io non ho fatto niente. Il personaggio ha preso iniziativa, ha detto: ah,
Chadamena, Chadamena, e quindi è partita a testa bassa a dare il pugno, peccato che però io non me ne ero accorto, vabbè, non è che mi ha tolto tantissimo, quindi, no, anzi, mi ha tolto praticamente nulla, però vabbè, avessi avuto un livello basso, sarei un pochino... Ah, è partito un'altra volta, proprio Ina, se non mi sbaglio si chiama, sì, Ina, proprio... Ciao, voglia di menà, parte da sola, senza che io glielo chiedessi. Chissà se parte anche per andare a casa, perché non ho guardato se questo qua è il posto, ma non credo. Eccolo qua il boss, vediamo di skippare. Perfetto. Ah, eccolo qua. Questa qua è la balena che io ce l'ho già. Si chiama Logboard. Laboon. Che è utile se non lo si potenzia. Praticamente, vi spiego quale giochetto. Se messo come capitano, praticamente la sua abilità è che se sei sopra ai 50% di energia, se subisci un colpo, cioè, non ti possono ammazzare, ti lascia con uno. Quindi se hai come capitano amico vivi, qualcuno che ti fa recuperare energia, quindi HP, quindi tipo vivi al massimo, vi recupera e praticamente diventate quasi immortali, a meno che non beccate lo stronzo di turno, del boss di turno, che ha l'abilità di bloccare i capitani e siete No, fottuti. però dipende, se c'hai due nemici che ti attaccano contemporaneamente muori, perché è più di un colpo, conta come due colpi e quindi ti ammazzano. Ah, io questa cosa non ci avevo pensato. È figo. Cioè, che bello avere un nipote che ti... È utile se riesci ad arrivare contro il boss, perché il boss in Sì, genere essendo da come... solo. No, sotto questo aspetto sì. Io parlavo del boss, appunto... Parlavo del boss. Vabbè, dopo questo momento catartico della nostra vita, comunque potrebbe essere utile qualche volta averlo. Quindi magari se avete pochi HP, se viene anche più facile recuperare gli HP e non morire nei boss. Sempre se ci arrivate i boss, perché se poi beccate quelli che vi scazzano, disegnate, cioè uno vi porta a uno e l'altro vi spacca il culo. Vabbè, detto questo, devo cercare di ucciderlo, perché quando Attacca fa male. attacca questo qua fa male, come dice mio nipote, soprattutto quando c'è la lacrimuccia che scende giù. Aia, è a uno. Vabbè, che tanto io con 52.000 di HP, che cosa vuoi che mi tolga? Adesso ti toglie 50.000. Secondo me mi lascia lì con un panino in mano, dice: "Toh, mangiate il panino". Vabbè, non l'abbiamo trovato, che dispiacere mondiale. Si ripete. Ok, siamo al decimo, quindi mi dà un'altra gemma, attenzione, e forse come nell'episodio precedente, magari mi dà anche le altre 5. Teoricamente sì, Sì, perché se finisci sì, ti l'isola ti dà, dà se lo 5. finisci ti dà altre 5. Quindi in totale abbiamo guadagnato 8 cucuzze, come si dice in Kazakistan. Qualcuno lo dirà. Datemi il beneficio del dubbio. Giusto? Spero di arrivare di batteria. Vabbè, batteria c'è. Bene, si parte. Tanto c'è Miwok. Un giorno riuscirò a dirlo bene. Occhio di falco, in sostanza lì che si fa il figo. Dice: "Io sono al massimo del massimo, del livello massimo". Ma c'è anche la carta teschio di Occhio di Falco? No, non c'è la super evoluzione sua. Per C'è solo quello dei personaggi della ciurma di capello di paglia. il momento, una versione inglese sì, poi aggiungeranno, cioè in quella giapponese hanno messo Barba Bianca e Boa. E boh.
Leggende però, eh. Ah, però leggende. Quindi notizione proprio bombe, venute così dal Giappone, forse poi li porteranno in quello globale, perché ovviamente nella versione di questo gioco giapponese le cose escono prima, molto prima rispetto a quello globale che sarebbe la versione inglese che sto facendo io. Quindi se avete la versione giapponese potete trovare anche dei personaggi che qui non ci sono, non ci sono. Tipo Zeta, se avete visto il film, che secondo me è molto forte, Zeta non potete trovarlo. Tesoro, che è un altro di un altro film, in questa versione, a quanto ho capito, L'hanno l'hanno tolti, non tolto li rimetteranno più e non li probabilmente. rimetteranno più probabilmente, quindi sono cazzi. Non l'avete trovati? Avete, Avete iniziato il gioco dopo? avete iniziato il gioco dopo? Cippalippa. Io ce l'ho? No, perché ho iniziato dopo. Cippalippa pure io. E la cosa mi sta facendo rodere il culo in una maniera pazzesca, perché tesoro cioè, ci tenevo, perché tesoro vabbè, è un personaggio che quando ho visto il film... Cioè, mi piaceva, cioè, ho trovato Baccarat che fa parte del Baccarat, sì, che fa parte del film, però non sono riuscito a trovare lui. Peccato perché a saperlo mi impegnavo di più nel trovarlo, però vabbè. Cioè, praticamente io mi ero avevo creato l'account prima che lo togliessero. Perché c'era il raid, solo che mi... Ah no, no, ma non c'era, nel raid c'era Baccarat, non No, c'era... quello era il Fortnite. Era... C'era il raid, ma era difficile da fare. Era Ah, appena il raid iniziato. avevo appena iniziato, quindi non potevo farlo perché mi A scassavano meno di che non linea. ci spendevi tipo 5 gemme per dirti, che però diventa inutile per avere una copia. Sì, infatti. Tanto qua la simpatica canaglia è tornato per scassarci le uova nel paniere, per non dire altro. Ci vorrebbe praticamente la versione evoluta del cane, che fa come mossa finale vulcane, E via. e via, spacca tutto. Lui è imbattibile, ma ancora in questa versione, neanche quella giapponese c'è. C'è soltanto nella mia perfida immaginazione. Tanto qui riceveremo un colpo dalla simpatica balena, dal simpatico balenottero, che poi tra parentesi, se avete visto il cartone animato, è amico di Brooke, quando era piccolo, quando era cucciolo. Infatti hanno tutte quelle abilità simili. Ah, già è vero, anche Brooke ha quell'abilità. Quindi attenzione, simpatiche canaglie. C'è anche Brooke, la versione verde, che Non verde, quella blu. quella blu, che ha la stessa abilità. Quindi attenzione, se avete Brooke blu, cosa che io ho, quindi ho scoperto che ho fatto bene a non buttarlo via nel cesso e tirare la catinella, e quindi dovrò tenerlo. Solo che la versione blu di Brooke ha una particolarità. Perché bensì fa la stessa cosa di questo simpatico balenottero che ti verrebbe voglia di picchiarlo dalla mattina alla sera, ma dà anche un colpo aggiuntivo, giusto? Aumenta un po' l'attacco. Aumenta l'attacco. Pare di 1 e 2, mi pare. Ti pare di qualcosa in sostanza, e quindi è più figo, più faigo. Io questa cosa qua delle caratteristiche non la ignoravo completamente perché non... L'ho messo tra i preferiti, ma non l'ho mai cagato, effettivamente. E poi, vabbè, perché le cose sono scritte in inglese, io, vabbè, bene o male, l'inglese posso masticarlo un pochino, ma sempre non lo capisco. Tanto qua mi fa la specie, l'attenzione. Mette l'attacco di 1,5. Di 1,5 aumenta. Ok, non è... Però. Porca troia! Tanto Ha tolto 40.000 di 38.000, 36.000 mi ha tolto, no, 34.000. Zio Caronte, dovevo riuscire a ammazzarlo. Quindi attenzione, se non prendete
Non prendetela sotto mano questo mostro finale. Perché io che ho dei personaggi, cioè c'ho Zoro maxato, cioè vi fa il culo, occhio, che lui lì con il cerotto in testa, la lacrimuccia, lo sguardo tipo cagnolino bastonato, intanto vi secca di legnate. Zio porco. L'ho vista brutta, eh. Quando mi sono visto la barra degli HP che scendeva clamorosamente, mi sono un pochino cagato addosso. Vabbè, immaginavo di riuscire a batterlo, però figa, ma non così. Vabbè, dopo questo momento catartico della nostra rivelazione, siamo arrivati a 71 gemme. Quindi adesso, oltre a farmi vedere il caprone che abbiamo trovato, l'ok del nuovo amico che posso aggiungere, dell'altro amico che mi ha dato una mano per andare avanti, di questa cosa che skippiamo della storia, mi dovrebbero dare le 5 gemme. Bravissimi, perfetto, 5 gemme. Mi daranno anche la balena. No? Non ti danno la balena. Attenzione. Pensavo che perché siccome ti è andato perché ti danno soltanto i personaggi della Della ciurma. Vi danno solo i personaggi della ciurma. Attenzione, notizia clamorosa. Quindi nulla, direi che è finito anche questo pezzo di momento catartico della storia. Quindi io vi ringraziamo giunti ai saluti. Se il video vi è piaciuto, un bel pollicione. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi pure, che la cosa mi fa piacere. Niente, ci vediamo col prossimo video. Un saluto da me e dal mio nipote Mirko, ciao. che vi saluta. E ci vediamo col prossimo video. Ciao ragazzi!